Si tratta di una proposta di patto per e con la città rivolta a tutte le forze politiche e sociali della nostra città e in principal modo ai partiti che sono ormai alla vigilia della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali del prossimo anno. La proposta è molto semplice, bisogna fare in modo che la nostra città agganci la transizione ecologica che è ormai in corso a livello globale, che vede una trasformazione del modo in cui guardiamo ai rifiuti e soprattutto della valorizzazione degli scarti, che ne diminuisca l'incenerimento e anzi massimizzi il recupero di materia che è sempre più preziosa. Quindi la nostra proposta si articola intorno a 3 punti. Innanzitutto una seria, più drastica riduzione della produzione pro capite di rifiuti della città e della provincia, che è ancora molto alta e per quanto riguarda la città si colloca sui valori più elevati del nostro paese. Secondo, una riduzione dei quantitativi inceneriti nel termoutilizzatore di Brescia, che ricordiamo è il più grande d'Italia e il terzo più grande d'Europa. Al momento per ogni chilogrammo di rifiuti solidi urbani prodotti in provincia di Brescia, all'inceneritore arrivano altri 2 chilogrammi da fuori provincia e si tratta sostanzialmente di rifiuti prodotti da altre città sparse per l'Italia. Ecco, questo sovradimensionamento va ridotto per stimolare il recupero di materia nelle città, nelle località nelle quali i rifiuti vengono prodotti e per incentivare il risparmio energetico e la conversione energetica della nostra città verso un modello più sostenibile. Quindi chiediamo che all'1 più 2 di oggi si sostituisca un 1 più 1, cioè per ogni chilogrammo di rifiuti solidi urbani prodotti in provincia si aggiunga al massimo un altro chilogrammo di rifiuti provenienti da fuori e che queste quantità continuino a ridursi man mano che si riduca la quantità di rifiuti prodotti dalla nostra provincia. Infine, identificare una data di finita dell'impianto di incenerimento, che per noi potrebbe essere il 2030, e quindi identificare una strategia di riduzione, di decommissioning, come si dice in gergo, graduale del sistema energetico del ciclo dei rifiuti della nostra città da quell'impianto, per fare in modo che a partire dal 2030, come specificato dalle strategie sull'economia circolare dell'Unione Europea, anche la nostra città possa inserirsi con grandi opportunità e anche profitti per l'economia privata nel sistema dell'economia circolare. Ecco, sollecitiamo l'attenzione delle forze politiche della città intorno a questa proposta.